Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto, buon inizio settimana da Benedetta Pisano in studio e tutta la redazione di Radio Speranza, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Oggi, lunedì 20 novembre, la Chiesa Cattolica ricorda la memoria della Beata Vergine Maria, salute del popolo aquilano. Scoperta nella notte una banda italo-albanese che operava nel traffico di droga in varie province italiane, fra cui anche Pescara e Teramo. Arrestate 40 persone, ai vertici ci sarebbe un uomo di Quartu Sant'Elena in Sardegna. In occasione della giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada, ieri 19 novembre, l'Automobile Club d'Italia ha lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione. La campagna, denominata Blind Side, si fonda su un messaggio che nella sua semplicità e linearità è di grande efficacia. La sicurezza è una linea sottile, non oltrepassarla. È infatti il monito che accompagna immagini di auto, moto, bici e monopattini attraversate dal confine decisivo quanto sottile tra la mobilità sicura e l'incidentalità stradale. L'hashtag Blindside è un forte richiamo al rispetto delle regole di circolazione, alla cautela e soprattutto al rispetto degli altri utenti della strada. Nella campagna si pone l'accento sulla disattenzione durante la guida che può creare situazioni pericolose simili a zone cieche in cui non si è consapevoli di ciò che accade intorno a noi. È il punto di partenza di quella che al termine delle operazioni di restauro diventerà la grande collezione del Museo del Mare. Il progetto, promosso da Assonautica Pescara Chieti oltre 20 anni fa, oggi trova una concretezza grazie alla collaborazione instaurata con il protocollo sottoscritto tra la stessa Assonautica, il Comune di Pescara, la Regione Abruzzo, il FLAG Costa di Pescara, la Fondazione Genti d'Abruzzo e la Camera di Commercio di Pescara. La Fondazione Genti d'Abruzzo ha progettato l'allestimento museologico e condotto la ricerca dei contenuti e dei materiali espositivi con la curatela del conservatore del Museo Ermanno di Pompei in collaborazione con un comitato scientifico. La realizzazione museografica è stata affidata alla società Carsa sotto la guida tecnica di Giovanni Tavano, profondo conoscitore del patrimonio culturale abruzzese. Il percorso espositivo si articola attraverso una felice integrazione tra tecnologia digitale ed elementi espositivi simbolici grazie ad una coinvolgente multivisione a tre maxi schermi, dove sono i pescatori e le donne della Marina a raccontare in prima persona la loro storia. Oltre a quattro grandi monitor interattivi di approfondimento dei contenuti e del ricco apparato fotografico storico. Sono presenti anche un pannello scenografico tridimensionale a colori e cinque pannelli con oggetti e teche in plexiglass a sbalzo. Completano il percorso due diorami che riproducono in scala ridotta le tipiche paranze ed i caratteristici trabocchi, oltre alla ricostruzione di un relitto di nave oneraria romana con anfore di epoca romana pescate davanti alle coste adriatiche. Le sezioni seguono i diversi aspetti della vita marinara tenendo conto della cultura materiale, quindi delle attrezzature per la piccola pesca, dei luoghi e degli stili di vita delle comunità per lungo tempo, corpi separati dal tessuto sociale del territorio, il lavoro a terra e il ruolo delle donne, una ricostruzione storica e antropologica che colma una lacuna importante del sistema culturale regionale che fino ad oggi non ha dedicato uno spazio organico di raccolta e divulgazione alle marinerie e al loro patrimonio culturale di tradizioni. Due ori e due record del mondo ai mondiali di apnea e nuoto pinnato indoor per persone con disabilità per Ilelia Colanero, atleta dell'Apnea Team Abruzzo e della Nazionale Italiana. Nella prima edizione dello CIMAS Freediving and Fish Swimming World Championship for Disabled a Lignano Sabbiadoro ha vinto le gare di apnea dinamica con attrezzi in piscina da 50 metri classe numero 3 e di apnea
dinamica senza attrezzi in vasca da 50 metri. L'atleta abruzzese oggi ha messo il suo sigillo sulla gara, sulla quale riversava le maggiori aspettative. L'apnea dinamica con attrezzi in piscina da 50 metri, oro e nuovo record del mondo con la misura di 110,73 per Ilenia Colanero, che proprio su quella gara aveva concentrato i suoi sforzi durante la preparazione forzatamente ridotta a causa di un ricovero cui si era sottoposta proprio durante l'estate. E nonostante una forma inseguita per settimane insieme alle persone che le sono state accanto e le condizioni fisiche che aveva definito non delle migliori, Ilenia ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e ha spinto l'asticella del primato un po' più in là. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, vi lasciamo al meteo della settimana, a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.